Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di più del vostro quartiere? Oggi parleremo di murales, in particolare di alcune opere di street art che abbiamo visto insieme durante la nostra passeggiata di febbraio. Ricordate, ne abbiamo visti tantissimi, grandi, piccoli, colorati. E oggi, grazie all'aiuto di Maurizio, che è un esperto di Prima Valle, conosce tantissime storie sul quartiere, scopriremo qualcosa di più sui supereroi. Sì, i supereroi. A Prima Valle ce ne sono tantissimi. Alcuni hanno la maschera, quindi forse non li riconoscete, altri invece no. Però tutti hanno dei superpoteri. Allora, fate bene attenzione a quello che dice Maurizio, perché scoprirete sì qualcosa di più sui supereroi, ma soprattutto qualcosa di più su Prima Valle. Europa 51 ritrae Ingrid Bergman. Ingrid Bergman era un'attrice bellissima, famosissima, che interpretò il ruolo della protagonista del film Europa 51. È un film che è stato girato a Prima Valle, un film che racconta della nostra borgata, sicuramente, di una signora che si rifugia alla nostra borgata e qui riscopre l'umanità. L'umanità attraverso anche l'incontro con la durezza della vita, ma anche con la generosità delle persone, con l'emotività delle persone. Ingrid Bergman, per la generazione dei miei genitori, era qualcosa che rappresentava qualcosa di famoso che era stato vicino, che si era ricordato del quartiere. Era, a detta di tutti, la prima volta che qualcosa di importante era venuto a Prima Valle per fare anche del bene, perché poi la cultura, il cinema è qualcosa di bello e non per fini differenti. Europa 51 ritrae Ingrid Bergman con la maschera di un supereroe. Ecco, Omino dice sempre che dietro la maschera dei supereroi che lui ritrae, dobbiamo pensare che potremmo esserci anche noi. C'è una particolarità in quest'opera che all'interno della maschera, dove Omino solitamente lancia un messaggio, nella maschera che lui ritrae, c'è disegnato il mare Mediterraneo rosso. Lui ha realizzato l'opera nel 2015. L'opera infatti si chiama Europa 15 invece che 51 perché il film era del 1951. Il 2015 è stato segnato dalle stragi nel Mediterraneo, cioè persone che sono morte per affrontare un viaggio difficile per raggiungere la salvezza che era il nostro paese. Quindi voleva ricordare anche quella cosa. Ultima cosa interessante è che oltre al disegno bello, che ha un valore importante per tutti noi perché ricorda un film girato nel nostro quartiere, Europa 51 di Rossellini con Ingrid Bergman, lo sfondo, molto colorato e carino, in realtà riproduce le tag di Omino. Cioè Omino ha scritto tante volte il suo nome, una cosa che tanti ragazzi fanno, scrivere il proprio nome, scriverlo in modo bello, scrivere anche cambiando il nome stesso, trovandosi un nome d'arte, come il mio, Poeta del Nulla. È scritto tante volte con colori diversi, dà un effetto carino. E quindi c'è anche un dialogo tra quello che è il dipingere cose bellissime, come fa Omino 71, e lo scrivere sui muri, e lo scrivere anche il proprio nome sui muri. Oggi parliamo di lei, Wonder Woman. Chi è Wonder Woman? Intanto è una supereroina. È una supereroina, quindi è una donna fantastica, dai superpoteri. Solo, Flavio Solo, sempre a via Federico Borromeo, ci ha regalato un'opera, un murale, che la ritrae. Però la ritrae in una forma particolare, come madre. Aspetta un bambino ed è un omaggio a tutte le donne di Prima Valle, a tutte le mamme che ogni giorno, con tanta fatica, tanto impegno, soprattutto tanto amore, portano avanti le nostre famiglie.
pensano voi. Vi aiutano la mattina a svegliarvi, vi accompagnano a scuola, vi aiutano il pomeriggio a fare i compiti, ci sono quando siete in difficoltà e grazie a loro e anche ai vostri papà ovviamente che avete anche delle belle giornate e che crescete bene. Ecco, ogni mamma è una Wonder Woman, secondo noi. Sentito quante cose interessanti si nascondono dietro Morales? Bene. Ora siete pronti a rispondere alle nostre tre domande, dopodiché diventerete davvero guide turistiche di prima valle. Aspettiamo le vostre risposte. Ciao!